Sia lodato Gesù Cristo. Questa pagina di Vangelo è una pagina profumata e mi pare di vedervi tre profumi, tre, che è un unico profumo. Il primo profumo di nardo assai prezioso, abbondante, 300 grammi, è quello che Maria di Betania versa sui piedi di Gesù, asciugandoli con i suoi capelli. Il secondo profumo di cui parla Gesù è quello della sua sepoltura, quello che l'altra Maria, Maria di Magdala, cercava il giorno della risurrezione e trovò in Gesù. È il profumo che emana dal corpo di Gesù, che non è un corpo morto, ma un corpo vivente e profumato. E c'è un terzo profumo, il profumo di Cristo che la nostra presenza, lì dove siamo, deve emanare. Questo è un dono. Il profumo di Maria di Betania è una realtà, è un evento narrato nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Il profumo di Gesù è il profumo della sua vita immortale. Il profumo che deve emanare dalla nostra vita è un dono che chiediamo come dono all'altra Maria, a Maria Santissima, perché sia davvero realtà in questa settimana, la settimana più santa dell'anno, e in ogni giorno che ci tocca vivere. Così sia. Amen.